Ciao a tutti, bentornati sul canale Blaze, sono Mattia Ardesi. Oggi vi porto la deck profile con cui ho fatto il terzo posto regionale di Milano. Penso sia stato il regionale più grande d'Italia con 160 qualcosa persone. Ho giocato Salamagna, mi sono trovato abbastanza bene. Magari dopo vi faccio qualche considerazione. Iniziamo col mazzo. Allora, qua abbiamo tre Fantasmei. Una carta molto staple, fa vincere quando la peschi, un bittone, si spiega da solo. Tre Ash, staple, lista comunque abbastanza standard. Tre Veler, due Ogre, questa magari l'avrei portata tre, magari in futuro ci penso un po'. Tre Debug, preferisco Debug invece che Buffalo per ora, però c'è stato un po' anche Buffalo ma non mi convinceva appieno ancora. 3 Gazelle, 3 Spinny, 2 Foxy, un Jaguar, un Falco e una Falce. Poi gioco un Santuario, una Fusion, 2 Volontà, 3 Circoli, 3 Colled. Ho tagliato Foolish all'ultimo perché mi faceva briccare comunque. Poi una rabbia, un ruggito, un Rector Sanctum. Passiamo all'extra. Tre Lynch. Tre Sunlight. Una Ita fatta forse una volta, ma è forte staple. Finisce la spammata sempre, veramente molto forte. Itleo, quasi sempre chiudevo di Itleo, bittando, veramente fortissimo. Jammer mai fatto, Borrelod l'ho usato una volta giusto per togliermi i mostri in difesa e per avere qualche danno in più, ma vabbè, staple 90 volte, comunque servono contro matchup con cui non ho preso. Uno Stallone, un Dweller e una Chimera. Chimera veramente troppo forte, magari penso di cambiare qualcosina, mettere la seconda Chimera in futuro. Poi 3 Pancratop, 3 Lancea, 1 Super Poli, 2 Fusion of Fire. Fusion of Fire veramente mi sono trovato molto 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 bene, appunto per questo magari metto la seconda Chimera. Poi 3 Tin Twister e 3 Reboot. Col mazzo mi sono trovato abbastanza bene, magari non avrei più giocato i Sanctum, perché comunque sì sono forti, ma situazioni in cui magari ce l'avevo ma vincevo uguale, senza Sanctum proprio. E vorrei fare qualche ringraziamento alla mia famiglia che mi supporta come sempre, al team, soprattutto a Mario vorrei ringraziare perché mi ha aiutato molto con la lista e non mi trovo molto bene con i dettagli e l'abbiamo sistemata in tempo. Poi vorrei ringraziare in particolare Luca che mi supporta sempre, viene a tutti i miei tornei e nei momenti in cui comunque vado molto bene è sempre presente lui. Quindi ma diciamo basta così e seguiteci sempre, state aggiornati. Ciao ragazzi.